Ciao Matteo, Ciao. Come stai? Benissimo, grazie mille, tu? Abbastanza bene, grazie, Perfetto, sì. perfetto. Questo inizio estate è arrivato così un po' all'improvviso. Mamma mia, non... cioè, era anche ora, doveva Sì. partire tipo a maggio, ma alla fine è andato da pioggia, freddo, nebbia, boom, esplosione di sole. Si è fatto aspettare adesso, Si è però. fatto aspettare, Si fa adesso sentire. si suda un bel po', sto sudando tantissimo. Allora, inizio estate, Slime Fest. Assolutamente. Allora, cosa stai preparando per questa occasione? Sarà epico, questo lo so per certo, mi divertirò tantissimo perché mi ricordo tutte le esperienze che ho avuto l'anno scorso allo Slime Fest e mi ricordo il divertimento, il pubblico, il canto, lo slime e è stato epico, infatti secondo me quest'anno lo sarà ancora di più. Quindi vuoi bissare e fare ancora Sì, di più? assolutamente. Vedo che l'impegno è quello. Ovvio, 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 sempre di più, sempre di più. Tra l'altro a ospitare l'evento sarà anche quest'anno Mirabilandia. Oh, Tu yes. con i parchi divertimento che rapporto hai? Sono un grande fan, devo Ok. ammettere che quando posso ritorno bambino, quando vado ai parchi divertimenti, Mirabilandia, c'è tutte le giostre, adoro le montagne russe, quindi adoro tutto ciò Quindi che sei un avventuroso, è adrenalinico. Molto, molto adrenalinico. Perché non tutti i tuoi colleghi che abbiamo incontrato, Davvero? c'è qualcuno che ha un po' più timore. No, 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 io sono proprio quel matto pazzo che ho preso da mio padre. Cioè, proprio mi butterei. Che li fa tutti? Assolutamente. Allora, in radio c'è un pezzo che suona tuo, giusto? Forse l'abbiamo sentito. Allora, raccontaci un po' del brano. Allora, il brano si chiama Besos Besos ed è stato il singolo che ha introdotto il mio primissimo album Cruising ed è una canzone che mi fa divertire tantissimo, che parla di essere felici, di essere giovani e di godersi la vita e proprio di non pensare magari alle conseguenze e tutto quanto, e si vede una fanciulla, si vuole conquistare, si vuole dare baci, quindi tanti besos besos. Infatti il videoclip è pazzesco, no? Il video è stato incredibile ed è stato girato su una nave crociera della MSC ed è stato troppo divertente perché di solito bisogna andare in tante location per registrare dei video, ma qua avevamo tutto quanto sulla nave, avevamo il campo da bowling, potevamo andare a giocare a tennis, fare tutte queste cose qua ed è stato epico, tranne per il fatto che c'era tanto, cioè il mare era, c'era una tempesta fuori, c'era la nave letteralmente andava a destra e a sinistra e io dovevo fare dei concerti, prima del concerto, dopo concerto mi sono sentito anche molto male, però alla fine è stato tanto divertente. C'era una controindicazione, insomma. Invece appunto raccontaci un po' come è stato lavorare al tuo primo disco che arriva dopo già un percorso, una carriera che già ha tantissime tappe. Ha tante tappe e questa dico sempre che il mio primo album Cruising è decisamente l'inizio dell'inizio ed è, sono troppo troppo emozionato perché ha tutto il mio cuore, tutta la mia mente si trova in questo album, tutti i pezzi sono stati scritti da me e dal mio produttore Riccardo Ciré e semplicemente è pazzesco sapere che là fuori adesso c'è la gente può ascoltare la musica creata dai miei sentimenti, da ciò che sento e è da un anno e mezzo che ho lavorato a questo album e adesso che è lì fuori non ci posso ancora credere e sì, sarà incredibile. Tra l'altro adesso sono ultimi giorni di scuola, inizio dell'estate, com'è questo periodo? Stress, tanto tanto stress, anche perché non andando a una scuola italiana, vado alla scuola americana di Milano, American School, e ho ancora 2 settimane e mezzo di scuola, tra cui l'ultima settimana ci sono i finals, che sono gli esami finali di tutte le materie, quindi tipo 4 ore di esame al giorno per 4 giorni, io sono tipo morto, e la settimana prima, cioè ho il 15 ho lo Slime Fest e il 17 inizio l'esame, quindi sarò tipo, aiuto! Beh, ma sei giovane, forte, assolutamente preparato, preparatissimo. Poi non vedo l'ora che inizi l'estate per proprio pensare 24 ore su 24 alla mia passione alla musica. Ecco, che estate ti aspetta? Un'estate molto impegnativa che non vedo veramente l'ora di vivere. Tanta musica, tante esperienze, concerti, ballo, studio, scritture e sarà veramente tanto divertente perché come ho detto prima potrò dedicarmi alla mia passione e alla musica e... Vacanze? Non hai citato le vacanze? In questo momento non si va in vacanza, ho un'estate soltanto in cui sto pensando al lavoro per adesso, poi vedremo se avrò qualche settimana libera. Allora, buona estate, buon lavoro. Grazie. E ci sentiamo presto. Bomba, grazie. Grazie mille. A te. Besos, besos.